Il percorso che ha portato a comprendere che il DNA è il depositario dell'informazione genetica, capace di controllare, di determinare la struttura e le attività cellulari e di essere trasmesso da una cellula all'altra, ha impegnato molti scienziati. Noi ci siamo soffermati sugli esperimenti condotti da Griffith negli anni 20. Griffith studiava i batteri che provocano la polmonite, streptococco pneumonie. Isolò due ceppi diversi, un ceppo virulento che inoculato in topi di laboratorio ne provocava la morte e un ceppo invece innocuo che aveva perso la propria patogenicità. I batteri virulenti devono la loro patogenicità ad una capsula che protegge le loro cellule e le colonie che formano questi batteri in coltura sono lisce. E per questo furono indicati da Griffith con la lettera S. Il ceppo innocuo invece è formato da cellule non capsulate e dava origine a colonie rugose che vennero indicate con la lettera R. Inoculando batteri R in topi da laboratorio, i topi sopravvivevano, mentre se si inoculavano batteri S, i topi morivano. Griffith provò poi a inoculare batteri S virulenti morti con batteri vivi R. I topi così trattati morirono e nel loro sangue furono ritrovati batteri capsulati vivi, cioè S. A seguito di questo esperimento, Griffith affermò che una sostanza non ancora identificata si era trasferita dai batteri S ai batteri R, determinandone il cambiamento, che veniva trasmesso poi alle cellule della stessa colonia. Questa sostanza fu chiamata principio trasformante. Molti scienziati lavorarono per identificare il principio trasformante e l'esperimento che concluse tutto questo percorso fu quello condotto da Hershey e Chase negli anni 50. Il dibattito scientifico relativo al materiale genetico si era concentrato sul DNA e le proteine, quindi i biologi avevano elementi che deponevano a favore del DNA come principio trasformante, ma altri elementi che sembravano deporre a favore delle proteine come principio trasformante. Hershey e Chase, per confermare la loro ipotesi, quella per cui è il DNA la molecola informazionale, utilizzarono i virus, in particolare i fagi, che sono virus capaci di infettare i batteri. I virus non sono strutture molto semplici, non hanno organizzazione cellulare. E sono formati esclusivamente da un acido nucleico racchiuso da un involucro proteico. I virus sono dei parassiti endocellulari e si riproducono all'interno delle cellule che infettano. Hershey e Chase prepararono due ceppi di virus, uno in cui le proteine del capside virale contenevano zolfo radioattivo, l'altro in cui era il DNA virale a contenere fosforo radioattivo. Gli isotopi radioattivi contenuti nelle cellule sono dei traccianti e permettono ai ricercatori di localizzare le molecole che li contengono. In questo caso, la presenza dello zolfo radioattivo permetteva agli scienziati di ricercare la presenza, di individuare, di riconoscere la presenza delle proteine, mentre la presenza del fosforo radioattivo permetteva ai ricercatori di seguire all'interno nell'ambiente di coltura la presenza del DNA virale. Infatti le proteine contengono zolfo ma non fosforo, mentre il DNA contiene fosforo ma non zolfo e quindi questi isotopi sono dei marcatori rispettivamente lo zolfo per le proteine e il fosforo per gli acidi nucleici. Nella prima serie di esperimenti le cellule batteriche furono lasciate infettare dai virus con zolfo radioattivo. Sottoponendo poi la miscela ad uno scuotimento in un frullatore e ad una successiva centrifugazione, Hershey e Chase osservarono che le cellule batteriche che si disponevano sul fondo della provetta perché più dense degli altri componenti, non presentavano radioattività.
che invece era presente nel liquido sovrastante, quello cioè che non conteneva le cellule batteriche. Ripetendo il procedimento con i virus trattati con fosforo radioattivo, Hershey e Chase individuarono il materiale radioattivo, la radioattività, sul fondo delle provette. Da questo dedussero che era stato il DNA virale e non le proteine che erano penetrate durante l'infezione all'interno delle cellule. Questo risultato trova una spiegazione nel ciclo litico compiuto dai fagi, in cui, se ti ricordi, dopo l'adesione del virus sulla cellula batterica, il DNA virale penetra nelle cellule, mentre il capside proteico resta all'esterno. Lo scuotimento aveva in qualche modo distaccato il capside dalle cellule batteriche. La successiva centrifugazione aveva fatto disporre il materiale nella sospensione in base alla propria stratificare, in base alla propria densità, e quindi le cellule più dense rispetto agli altri materiali si erano depositate sul fondo.